Penso che qui c'è tanta storia, c'è tanto incontro, tanto dialogo. Il contrario della guerra, che la guerra non è soltanto quando esplode, la guerra è quando non ci si parla più, quando non ci si capisce, quando ci si tiene a distanza, quando c'è il pregiudizio, quando c'è l'ignoranza, quando si crede di capire senza ascoltare. E qui mi sembra che c'è esattamente il contrario. E quindi qui c'è già tanta pace e speriamo che questa pace arrivi dovunque. Tutti dobbiamo dialogare, non c'è dubbio, tutti quanti dobbiamo imparare a stare insieme. La guerra divide, ratifica le divisioni, accentua le divisioni, strumentalizza le divisioni, ovunque questo, in tutti i conflitti. Per cui non so più riconoscere mio fratello, quello, non so più, chiunque esso sia, chiaramente. No? Questa è la guerra, per cui ovunque dobbiamo lavorare per fare esattamente il contrario, per imparare a riconoscersi quello che si fa qui, in cui appunto, e anche penso la gioia e la bellezza di questo posto è che poi uno quando trova suo fratello trova se stesso, che il futuro è quello di imparare a stare insieme, il futuro è quello che dice Papa Francesco, fratelli tutti, è quello da cui di per sé veniamo, è quello che, verso cui dobbiamo andare. Qualche volta è così faticoso tanto da sembrare impossibile, fratelli tutti, ma sembra più tante volte nel mondo, non è tutti contro tutti. E Paolo Cesco con intelligenza dice attenzione che il si salvi chi può diventa tutti contro tutti. È molto giusto, quando ci facciamo gli affari nostri, o quando in tanti modi diciamo il me ne frego che abbiamo ricordato per Don Milani, tutti contro tutti. E quindi anche perdiamo tutti. Niente, al contrario, appunto, il mi interessa, cioè non posso fare a meno di te, mi interessi tu, ci pensiamo insieme perché soltanto insieme se ne esce. Tutti è importante quello che facciamo per la pace, tutti, non c'è nessuno che non possa fare qualcosa per la pace. Se è vero, come sappiamo, che chi uccide un uomo uccide il mondo intero, sappiamo anche che chi salva un uomo salva il mondo intero, chi è che non può salvare? Salvare vuol dire tante cose, non vuol dire soltanto strappare dalla morte, ma salvare vuol dire anche aiutare, cercare il futuro, dare speranza.